versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo tentando di spiegare, riflettere un secondo su questi moltissimi numeri che sono nell'aggiornamento delle stime di crescita mondiale dell'OCSE, commercio mondiale solo 2%, più 2% quest'anno, crescite molto moderate nei prossimi tre anni, come abbiamo visto, abbassamento dell'output potenziale, perché tutti i fattori che concorrono, ciò che si può tirare fuori al meglio dai fattori produttivi oggi, in realtà sembrano funzionare poco e male. Sullo sfondo abbiamo un mondo nel quale, non dimenticatevelo, nel 2008 la stima del totale dei debiti, sia quelli sovrani sia quelli corporate delle aziende che quelli privati delle famiglie al mondo, era più o meno 57 trilioni di dollari, cioè 57 mila miliardi di dollari. E a prezzi 2005, quindi senza incorporare nessun effetto inflazione, a fine 2014 quei 57 trilioni di dollari erano diventati quasi 200 trilioni di dollari, 199 e rotti, cioè più di due volte e mezzo il PIL mondiale. E questa è un'enorme bomba, ovviamente. Non solo i debiti sovrani sono molto saliti, ma noi abbiamo anche i debiti delle aziende saliti tantissimo. I debiti dei paesi emergenti che sono in frenata e che sono espressi in dollari molte volte sono un decimo di questo totale di tutto l'indebitamento mondiale. In un mondo nel quale i meccanismi di ricontrattazione dei debiti, vedi caso Grecia, sono per così dire non proprio efficienti, voi capite che rivedere al ribasso in maniera così significativa le stime di quello che possiamo pensare di tirar fuori dal PIL mondiale comporta di nuovo enormi problemi di instabilità finanziaria. Ma hanno ragione o hanno torto, secondo te, Thomas Manfredi, quelli che come Larry Summers e Paul Krugman dicono qui c'è una stagnazione secolare di cui si vedono oramai gli effetti e quindi bisogna cambiare le politiche fiscali e cambiare le politiche monetarie, non dare retta ai rigoristi come Reinhardt, Rogoff, in piccolissimo, ultimissimo, quelli come Giannino e così via. Tu che dici? Certo, no, assolutamente, questo è un discorso molto interessante, però è difficile da approcciare, cioè voglio dire. Io credo che da statistico posso dire questo, voglio dire. Esistono molti modi di modellizzare un'economia. Io possiamo trovare mille modelli diversi che hanno predizioni differenti. Quindi voglio dire, la difficoltà sta nel testare coi dati i modelli macroeconomici. Io credo che i macroeconomisti dovrebbero quantomeno al giorno d'oggi dire che non si ha total agreement. Ma in realtà, se andiamo a vedere questo per spiegare a chi a casa non è tanto appassionato, ma in realtà sia Reinhard Rogoff, i rigoristi per così dire, quelli che dicevano con l'austerity si esce più rapidamente come l'Irlanda, tanto Larry Summers, Paul Krugman, in realtà hanno studiato le stesse storie storiche, cioè più di 100 casi di grandi crisi economica finanziaria negli ultimi anni, ma ne derivano due punti di vista molto diversi, perché ai rigoristi interessa che chi fa l'abbattimento del debito più rapidamente, fatto più sulle tasse o con la ristrutturazione dei debiti delle aziende, esce con un PIL più rapidamente che ha il segno più. Ah, invece, ai secondi, cioè Summers e Krugman, dice attenzione perché in realtà escono con un PIL potenziale molto più basso e quindi sono fottuti. E quindi sono due punti diversi sugli stessi dati, esattamente come dicevi tu, quindi un po' difficile capire. La storia ci dirà chi ha ragione, ma veniamo all'Italia. Assolutamente. Veniamo all'Italia. Dire, l'Italia secondo me si sposa molto bene in questo discorso, voglio dire, noi abbiamo un problema di PIL potenziale da sempre. Io qui i dati vedo che nella media dal 91 al 2001 l'Italia è cresciuta in media ogni anno dell'1,6%. La zona euro nello stesso periodo è cresciuta del 2,1%. E questo era prima dell'euro? Era dal 91 al 2001, c'è una parte, c'è anche l'integrazione. Quindi vogliamo dire, in questo periodo di tempo l'Italia ha praticamente accumulato 0,5 punti percentuali in meno rispetto all'Unione Europea di crescita. Cumulando, perché si sa, esiste comunque la legge degli interessi composti, in 10 anni questo gap, che sembra minimo, già accumula un 5,1% di differenza di PIL in livello. Se io vedo i numeri del 2015, 2016 e 2017, e prego gli spettatori di fare molta attenzione, io leggo Italia 0,8% nel 2015 contro 1,5% della zona euro. Per il 2016 leggo 1,4% contro 1,8%, per il 2017 leggo 1,4% contro 1,9%. Quindi questo 0,5% a me pare che sia sempre lì. Resta dannatamente come il piombo nelle ali.
rimane lì. Quindi io credo che gli sforzi del governo e di chi fa politica economica in Italia dovrebbero essere totalmente concentrati a diminuire questo gap. Assolutamente c'è da dire che rispetto all'anno scorso la ripresa sembra leggermente più solida di quello che si aspettava, però c'è anche da dire che condizioni così favorevoli difficilmente si ripresenteranno. Quindi se la crescita fosse stata ancora più bassa, voglio dire, con queste Pronto? È andata via la linea per l'ennesima volta? No, ecco, ci sei. Stavo dicendo che se, assolutamente, quindi i policy maker italiani devono assolutamente concentrarsi nel cercare di ridurre questo gap. Ma possiamo dire, faccio una domanda naturalmente cattiva, pensando alla politica, possiamo dire che se uno dovesse usare questo stella polare, allora bisognava mettere le risorse usate per abbattere i mutasi prima casa invece per abbattere ulteriormente tasse sul lavoro, impresa, per ridurre il gap? Rapporto dell'Ocse, basta andarlo a prendere e leggerlo, ricordavano che appunto diminuire le tasse sul lavoro e spostare il carico fiscale su casa e capitale potrebbe essere un'idea in Italia dove il carico fiscale sul lavoro è altissimo. Quindi non ho letto queste cose sulla nostra stampa, però se voi andate a prendere il documento dell'Ocse è lì scritto. Trovi piuttosto politici oggi della maggioranza che rispondono a brutto muso all'Ocse dicendo torniamo al mittente l'invito di cambiare il mix, ma ci contano i numeri, non è che conta, però vabbè, su questo oggi non voglio fare polemica politica, ognuno è libero di anteporre gli interessi dei voti alle elezioni a quelli invece del PIL potenziale italiano. Allora io ringrazio intanto Thomas Manfredi, che spero, insomma, siate d'accordo, se siete stati in ascolto, non è stato neanche sfiorato dal velo di metterla in politica italiana. I numeri sono questi. Non sono numeri da consentirci di essere molto ottimisti sul futuro mondiale. Per un paese che esporta e che ha nell'export il traino maggiore della sua crescita fino ad oggi, questo è preoccupante, e soprattutto non dureranno in eterno i fattori abilitanti esterni. Questa è ciò che è di fronte a noi, ognuno poi la pensi come vuole. Continuate con Radio 24, appuntamento come alle 8:15 di mattina con Alessandro Milan. Attenti a noi due.